La Gusta è stata anche sfortunata perché il secondo gol è arrivato proprio all'inizio del secondo tempo, dopo che la Gusta per tutta la fine del primo tempo aveva esercitato una certa pressione, l'aveva messo anche in difficoltà, quantomeno nelle occasioni e nel dominio territoriale, la squadra del Fussball Isola. Il 2-0 ha tagliato un po' le gambe alla squadra.